Si riapre il sipario del Teatro Signorelli di Cortona. Superate alcune difficoltà tecniche che hanno messo a rischio la possibilità di effettuare la stagione di prosa, gli appuntamenti nello storico Teatro della Valdichiana riprendono con entusiasmo rinnovato. 11 gli appuntamenti con 2 turni di abbonamento. La grande musica, la commedia e la danza saranno gli ingredienti di questa nuova stagione, voluta e promossa dall'amministrazione comunale, dalla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e dall'Accademia degli Arditi. Siamo ben lieti di essere stati in grado di organizzare anche quest'anno la stagione teatrale, proprio perché ci sono dei piccoli problemi che verranno risolti nel corso dell'anno riguardo alla sicurezza, quindi il teatro avrà una capienza leggermente diminuita rispetto alla normalità, però comunque questo permetterà uno svolgimento pressoché normale della stagione teatrale. Una stagione che comincia con un lievissimo ritardo, ma che riesce a recuperare grazie appunto all'importanza dei nomi, dei titoli, degli interpreti e anche insomma delle tematiche. Veramente abbiamo dall'Orchestra Regionale Toscana, che tra l'altro comincia proprio a Cortona il suo tour regionale, che andrà a concludere a Firenze, insomma, un percorso all'inverso con il concerto di Natale. Vanessa Incontrada con un testo brillante, ti sposo ma non troppo, che insomma ci farà riflettere con leggerezza anche su, diciamo, problematiche come quelle attuali che capitano anche spesso tra le coppie. Ma poi Francesco Pannofino, Sergio Rubini con il caso Jekyll, un'opera immortale, un'opera musicale immortale come la Bohème, un'opera immortale della drammaturgia di tutti i tempi come l'Otello di Shakespeare con Giuseppe Cederna. E infine a marzo un bellissimo spettacolo di danza, che è Un sogno di una notte di mezz'estate, che conclude davvero con la magia della danza una stagione sicuramente interessante. Finalmente ci siamo, si riapre il sipario del Teatro Signorelli con una stagione teatrale bella, vorrei dire che non ha niente a che invidiare a quelle degli anni precedenti. Tanti nomi noti e anche dei ritorni, pensiamo ad esempio a Cederna, che certo, è stato molto spesso ospite qua. Spesso c'è stato, davvero, quindi dei rientri, dei ritorni e qualche personaggio nuovo, tipo la Vanessa Incontrada, che non era mai stata qui da noi, per cui rimediamo a questa mancanza che avevamo.